Sul synth ho fatto alcuni interventi su alcuni parametri. Allora, prima di tutto, come vi dicevo prima, io ho utilizzato l'arpeggiatore con il free rate. Questo, anche se in delle parti non va proprio prettamente a tempo, però questa magari è una cosa che poi cercheremo di sistemare, mi è servito per fare un po' di campi di arpeggio, come in questa parte qui. Oppure questa parte qui, dove stacca. Io tirerò tutto su in modo che le note suonano in modo originale, riallungate prima della ripartenza che avviene nella seconda battuta qui, quindi non ho la pausa prima della ripartenza, ma proprio esattamente le prime due battute della ripartenza le ho tolte, quindi. E ovviamente poi entrano altri Bello. elementi che creano diciamo, creano il contrasto, il famoso contrasto che in molti video tiriamo fuori. È proprio questo, cercare proprio di sorprendere l'ascoltatore. Sul basso invece. Da questo punto in poi ho cercato di fare leggere variazioni con l'automazione. In questo modo tutto il groove, anche se è uguale a prima, ma ha un altro ritmo. Bello. Ok, interessante questo perché vi fa rendere conto che poi, anche avendo stessi suoni, stesse note che abbiamo nella prima parte, però questi piccoli interventi fanno la differenza, non ti fanno annoiare. Quindi abbiamo ascoltato le stesse cose per 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ma con tanti cambiamenti. Ok, poi, ieri. Ho registrato queste parti che sono parti di questo synth. Le ho registrate con alcuni plugin, come ad esempio, non so se conoscete Portal. Sì, l'abbiamo già visto in vari webinar, anche Esatto, con Roberto Portal. Capuano. Bravo. Ho fatto alcune, sfogliando preset, dico la verità, però ho cercato di trovare un po'. Ce ne sono talmente tanti di Esatto. preset in Portal che. Esatto. E quindi ho cercato un po' di registrare qualcosa che poi potevamo utilizzare nell'arrangiamento, magari proprio per dare un po' più di grinta pure al synth delle parti, tipo, ascoltiamo. Questo è un esempio. Questo. Che sarebbe la quinta nota suonata di ogni nota, quindi potrebbe essere interessante per qualche parte. Questo invece è il Crystal di Soundtoys. E poi Questo io lo sto strausando, questa. Soundtoys, un altro livello di plugin. Io li ho messi un po' da parte perché sto aspettando che li aggiornino per il Mac M1 perché altrimenti mi bruciano tutta la CPU, Ma però penso alta qualità.